Questa iniziativa nasce appunto in occasione della settimana volta alla sensibilizzazione per il contrasto alla violenza sulle donne e nasce da un'idea che abbiamo avuto con componenti della Commissione Pari Opportunità, dove dopo 2 anni di pandemia abbiamo voluto dare un momento di respiro volto contemporaneamente alla sensibilizzazione e anche a un momento di riflessione attraverso la cultura e quindi attraverso questo spettacolo teatrale aperto al pubblico, quindi gratuito, realizzato grazie al maestro Davide Cavuti con delle attrici di primo piano. Verranno letti dei brani che tratteranno di queste tematiche e contemporaneamente stiamo organizzando anche una raccolta fondi per appunto fondi da devolvere poi ai centri antiviolenza per l'acquisto di braccialetti elettronici per prevenire appunto eventuali femminicidi o comunque tentativi di femminicidi. E noi ci auguriamo che il 21, alle ore 21 a Flaiano, appunto, avremo un grosso pubblico e che successivamente la raccolta fondi avrà un grande successo. E abbiamo deciso quest'anno di lavorare su un'organizzazione interna come questa del teatro, dello spettacolo teatrale del 21 di novembre. Come commissione, lo dicevo prima in conferenza, ogni anno andiamo a diversi eventi. Quest'anno abbiamo deciso di organizzarlo all'interno proprio perché il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma il ruolo della nostra commissione è quello di lavorare a fianco delle istituzioni, di divulgare la cultura di genere, di lavorare sulle non discriminazioni e di prevenire con tutti gli strumenti che possono essere utili anche i centri antiviolenza. Infatti abbiamo abbinato anche una raccolta fondi che pensiamo di far terminare il 31 di dicembre proprio per fornire gratuitamente braccialetti elettronici ai vari centri antiviolenza autorizzati e accreditati nella nostra regione. L'ultimo velo è un recital teatrale musicale che vede la partecipazione di 3 grandi attrici quali Paola Gassman, Deborah Caprioglio, Silvia Siravo ed un ensemble musicale. E racconteremo alcune storie di donne, il loro vissuto, le loro difficoltà, le donne attuali ma anche le donne del passato. Quindi ci sarà questa combinazione nel corso dello spettacolo che sarà suddiviso in vari quadri. E ringrazio tutti della disponibilità che hanno messo per realizzare questo spettacolo. Prima di noi poi ci sarà anche una prolusione della professoressa Franca Minnucci e una lettura dell'attrice Tiziana Di Tonno.